Critico letterario, accademico francesista, direttore dei prestigiosissimi Meridiani della Mondadori. Un libro nel 2005 vince il premio Campiello, un altro credo nel 2012 vince il premio Strega. Quindi Alessandro Viperno è un uomo di grandi successi che ha suscitato molte invidie. Ed invidia ce n'è parecchio come tema nei suoi romanzi. Sì, diciamo che non riesco a, a percepirmi come oggetto di invidia. Ah, eh, diciamo, riesco invece a comprendere cosa sia l'invidia. Ecco. Credo di saperla raccontare, conosco il, il risentimento, conosco eh, quel sentimento ostile che proviamo nei confronti dei successi degli altri. Insomma, sono tutte cose che, che conosco e che nel corso degli anni ho imparato. Ad amministrare, diciamo, con, con. Sì, perché non deve essere facile no? improvvisamente essere elogiato dalle penne più fini della critica letteraria, suscitando appunto anche delle perplessità. Ma è il novello Proust oppure un prodotto del marketing editoriale? E poi questo suo stile, il borsalino, la giacca di tweed, insomma, di solito nel mondo culturale italiano funzionano di più look fintamente strapazzati. Ah, sì, questo non, 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 non <ride> lo so. Però sì, è, 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 è vero che uh, l'inizio è stato uh, uh, da un certo punto di vista sfavillante, uh, da un altro, soprattutto uh, visto dalla mia parte, vissuto come l'ho vissuto, uh, parecchio complicato. Insomma. Anche perché ripeto, uh, l'esordio è stato precoce, ma non precocissimo: io ho esordito a 30 un anno, 32 anni che in Italia è quasi tardi, insomma, perché di solito gli esordi... Perché narrativi... scrivono i troppi, però in realtà 30 anni sono tutti ragazzini che stanno a casa di mamma e papà. Quindi... Sì, questo è vero, però come esordio letterario diciamo me la sono presa più comoda di altri, mettiamo così, però fino a quel momento avevo avuto una percezione di me come di, un, insomma, di una figura... Piuttosto minore, marginale, che appunto si occupava eh, di straforo di, 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 di libri per ragioni accademiche, così. Quindi improvvisamente essere precipitato così nell'agone non è stato facile. Ma lei voleva fare lo scrittore da ragazzo? Io volevo fare lo scrittore, eh, direi di direi di no proprio da, da ragazzino ragazzino no è stata una cosa anche lì non sono stato precocissimo sono un lettore tutto perché precoce ho iniziato a leggere a 13-14 anni in modo serio e a un certo eh, momento verso appunto 25 anni quando ho finito l'università ho vinto il dottorato di ricerca ho iniziato a scrivere qualcosa che somigliava molto a quello che qualche anno dopo sarebbe diventato il mio romanzo del solito con le peggiori intenzioni era orrendo era enorme era una specie di brogliaccio spaventoso e a un certo punto mi sono convinto che, diciamo, di soffrire della cosiddetta sindrome di Salieri, no? quella, che ti, eh, quella maledizione divina che ti consente di riconoscere la bellezza ma di non saperla inventare e creare. Nei suoi romanzi ehm, sempre storia e storie di famiglie eh, di ebrei di una Roma bene, potremmo dire, di una Roma... Ehm, Alto locata, alto borghese, questo è il mondo in cui affondano le sue radici? Eh, direi di sì, in qualche misura. Del motivo di una scelta? Eh, direi che c'è chiaramente una, un desiderio deliberato di immergermi in quel mondo che ha a che fare con la mia famiglia che la lambisce, che non la completa nel senso che ci sarebbero altri luoghi che indago meno e, e, però quello che, che che sempre un po' mi irrita è che queste eh, mie appunto divagazioni sulla buona società ebraica vengono un po' prese alla lettera, come se fossi in qualche modo un, un, un sociologo. In realtà, per me, sono un vero e proprio pretesto narrativo. Eh, molte, molti personaggi che invento appartengono alla borghesia ebraica ma potrebbero appartenere anche a una borghesia cattolica questo è cattolica. evidente anche nell'ultimo romanzo no? e questa era l'introduzione per parlare di chi è la colpa e di Tornamondadori come sempre ehm, però è vero che c'è una tipologia di, eh, di figure eh, dominanti che tra l'altro hanno una caratteristica di, di edonistica no? come se qualche modo la ricerca del carpe diem, del, del godimento immediato, anche magari un po' un po rozzo, eh, permettesse di dimenticare il passato e la paura del futuro. Eh, diciamo che, che questa è una di quelle cose che io ho... Respirato sin dai primi anni della mia vita, insomma, cioè, nella, nella mia famiglia, soprattutto appunto quella di parte ebraica. Sì, paterna, perché lei dice spesso che è un mezzo sangue. No? Lo so, sì, è già difficile essere ebreo, ma essere me ebreo metà sì, è peggio. Metà è quasi peggio. Sì. È ancora, in qualche modo sei ancora più ebreo dagli ebrei, perché devi anche eh, come dire, sostenere la diffidenza degli ebrei. Quindi, insomma, è veramente un, 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 un ebreo al quadrato. Dicevo che ehm, in realtà la, la, ho un ricordo molto vivido dei miei nonni, sebbene uno sia venuto meno abbastanza presto, io ero tredicenne, che ha ispirato diversi miei personaggi, da, da Beppi Sonnino del primo romanzo a questo, in questo romanzo Zio Gianni, è un po' ispirato a lui, no? ed, erano, ehm, ed erano una coppia veramente eccentriche strampalate che facevano parte di un mondo eccentrico e strampalato e io mi divertivo a vedere delle loro foto degli anni 50-60 e avevano qualcosa di vagamente figgeraldiano, nel senso che eh, in smoke in bianco sulla Michelangelo verso gli Stati Uniti, le, tante feste in maschera, ho visto tante volte mio nonno vestito da da Alessandro Manzoni o da Pirata, proprio perché c'era questa idea che tra le altre cose così bene si sposava anche con il boom, forse. Italiano, di quegli anni dell'immediato dopoguerra, e lì c'era un, una connotazione in qualche modo ancora più drammatica che era appunto eh, la, la memoria della Shoah. Bisognava essere risarciti, no? Bisognava essere risarciti: loro avevano 30 anni, poco più di 30 anni, quando, anzi, no, ne avevano, ne avevano meno, ne avevano 25 quando, quando è finito l'incubo, e quindi non, non gli è... E è venuto loro naturale eh, godersela, eh, si parlava poco di queste cose in famiglia, m mia nonna aveva, ed avevano portato via un paio di cuginette molto piccole e si commuoveva su questa cosa ma con enorme discrezione, insomma, e ed è come se, eh, io eh, credo molto, diciamo così, prustianamente nell'ereditarietà, ed è come se questo fiume di... Edonismo di, che si mescola anche a una visione un po' irresponsabile della vita, non scevra da un certo nichilismo, insomma. Eh, fosse arrivata a noi, fosse arrivata alla mia generazione, e, 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 e allo stesso tempo però era come se io. Che non avevo quella forza, quel vitalismo, neanche la prestanza per tenere, eh, per tenere fede a quel tipo di programma eh, vitale. Eh, avessi trattato queste cose come una sorta di ultimo erede, un po' dissanguato. Un una certo sorta... peso di una responsabilità. Anche, no? Sì, diciamo come un curatore testamentario, se cioè la cosa non, non, non suonasse un po' iettatoria. Però così, in qualche modo, mi sono sentito. Il protagonista dell'ultimo romanzo, di Chi è la colpa? È un impostore, un, un uomo che sceglie di fingere, di recitare e, e di rinnegare anche le sue origini, però acquista coscienza di sé eh, proprio rintuzzando delle volgari espressioni antisemite. Eh, eh, sì, eh, diciamo che, che eh, io credo nella impossibilità tecnica di non essere un impostore. Cioè è difficile se uno vive in società non esserlo perché tutti noi eh, siamo come dire, in una maschera, in una recita che eh, ci costringe a determinati atteggiamenti, a determinati contenuti. Beh, a diversi livelli però non si può scegliere. Beh sì, si può scegliere però c'è un momento in cui noi poi siamo quello che vogliamo essere più che quello che siamo realmente. Ho messo in scena un, un, un ragazzo che ha l'esigenza di reinventarsi totalmente al punto da cambiare addirittura generalità, identità, addirittura eh, eh, mi è piaciuto che ci fosse un passaggio diciamo dalla pubescenza all'adolescenza che quindi la trasformazione che mh, si compisse anche in modo organico, fisico, no? e, e però eh, nel momento in cui lui è interprete il suo ruolo di ebreo della buona società può essere anche che ogni tanto incontri delle cause giuste, come nel nel caso del romanzo, anche se in realtà quella scena che non so se raccontare o meno eh, mi serviva ad altro mi serviva invece a rendere ancora più bieca la sua impostura perché lui alla fine dice di avere due nonni che sono stati deportati ad Auschwitz ebbene non sia vero cioè sfrutta, sfrutta l'eredità della Shoah sfrutta l'eredità della Shoah in modo bieco e, e le dico che sì, lo dica, può lo capitare. Dico, lo dico che, 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 che può capitare, le dico che può capitare, le dico che, che capita a molte minoranze di farlo, non solo naturalmente agli ebrei, e che questa è l'epoca in cui capita sempre più spesso diciamo, eh, che le minoranze abbiano un atteggiamento ricattatorio eh, prendendo, acquisendo diciamo, dei crediti sugli altri per sofferenze che non sono state intanto inflitte loro, bensì ai propri. Padri, loro loro padri e per... È anche vero che però questa è un'accusa che spesso viene rivolta eh, per criticare, insieme a questo atteggiamento degli ebrei, il governo, -isra il governo israeliano, unificando, no, come sempre succede, anche nel peggior antisemitismo, le due cose. Mm, è, così, è così, è quello, è quello che, che, che spesso avviene. Direi che, che il contegno de degli israeliani mi sembra un contegno talmente irreprensibile da un certo punto di vista non tanto nel, nelle loro scelte politiche Chiaro. che non stanno a me giudicare ma direi proprio nel loro contenio non c'è nulla di vittimistico non anzi direi che sono eh, estremamente orgogliosi del proprio del, della, del, della patria che hanno costruito ci si riconoscono insomma pensi che anni fa conobbi eh, abbastanza bene siamo andati un paio di volte a cena un grande scrittore israeliano che è morto un paio di anni no Due o tre anni fa si chiamava Aaron Appelfeld e, e lui mi raccontò, lui che veniva da, da, in realtà da, da, dall'Europa centrale, aveva subito le persecuzioni nel modo più drammatico, eh, si è ritrovato ventenne in Israele, ha dovuto imparare l'ebraico, ha iniziato a scrivere le sue storie sulla Shoah in ebraico e lui mi raccontava che ha faticato parecchio a trovare un editore, perché fino a un certo momento in Israele di questa cosa non si parlava. Credo che tutto cambi dopo Eichmann, quindi in, all'inizio degli anni Sessanta punto Israele e la Shoah si fondono, ma prima gli ebrei non amavano ricordare quella. È perché è difficile sopportare l'eredità a livello personale, ma anche a livello di popolo. Questa eredità della Shoah insomma, pesa, è ingombrante, eh, pesa, sì. riduttiva anche. Sì, sì, lo è. Se, se devo fare il caso personale, eh, sebbene appunto non ami troppo parlarne almeno non così eh, eh, per due chiacchiere ma semmai quando scrivo eh, per me è la, è la, è la, è la parte eh, ebraica che più mi, mi, ha, mi, ha, mi ha mi caratterizza che più mi, mi, mi ha coinvolto che più mi ha c'è cioè, stata quando ero mh, ragazzo ho appena iniziato a leggere sia in me e mio fratello una, una vera e propria ossessione bibliografica avevamo eh, tutto centinaia prima levi, di Tutti sì, i racconti insomma, di Auschwitz. Tutte... Sì, era, era proprio un'ossessione. Un per molto tempo. Eh, ho, mi sono identificato molto in quella, in quella storia lì, molto più che eh, in tutto il resto: la, 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 la tradizione, le interdizioni culinarie. Cioè, tutto questo mi interessa. Mi detto che dovrebbe scrivere un libro di ricette di Nonna Maria, sì, eh? sì è vero, che, che è una vecchia idea. Di, di mio padre, di mio fratello e mia, cioè perché abbiamo questo ricettario di mia nonna, che è un ricettario che anche lì è molto con le peggiori intenzioni, diciamo, perché mescola la tradizione ebraica invece a, la, a quella che lei, forse millantando, definiva la, la, la ricetta della caprese dell'Hotel Quisisana di Capri, che gli era stata data dallo chef direttamente. Insomma, non so se era una millanteria o meno, era molto buona, però. E tra l'altro, quello è un piatto. Che mette insieme la cucina codaico-romanesca, eh, alla cucina napoletana, la torta caprese. C'è molto cibo anche nei suoi libri, eh? ci sono banchetti. Eh? Un po' lo dicevamo prima, eh, ma il cibo serve anche per esorcizzare la paura no? della morte, della fine. Beh, il cibo è vita, non so. E poi io eh, ho un debole, credo di non essere il solo, eh, credo che siamo in molti, grazie al cielo, per, per, per il cinema di Tarantino. E una delle cose che amo di più del Cinema di Tarantino è che nel Cinema di Tarantino il cibo esiste cioè nelle iene quando loro mangiano a colazione, tu senti il, eh, nelle Anglorious Busters quando lui beve il latte o mangia quella specie di apple pie con la panna, sono cose che tu senti. E, insomma, Tarantino è uno che sa eh, eh, far parlare il cibo, in un cinema che sembrerebbe invece stilizzato, inerte, finto, però invece c'è vita in quasi in ogni, in ogni immagine. Ecco mutatis mutandis nel mio piccolo diciamo eh, mi piace che, 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 che i miei romanzi che hanno chiaramente eh, un'impostazione realistica eh, possano parlare ai sensi del lettore oltre che a quelli miei piperno che cos'è la colpa perché il suo romanzo è un giallo per svelare il colpevole di un fatto di sangue che è la morte della madre del, del protagonista o eh, forse non c'è neanche colpa Ecco. Eh, poi ovviamente le chiedo anche se la tragedia della Shoah è il frutto di una colpa per un ebreo. Ma insomma, questo è un altro discorso. No, no, così su due piedi no, no, non saprei rispondere, cioè non ho una definizione pronta. Eh, posso fare il caso personale, cioè eh, quello che capita in me e che quindi riverso tendenzialmente sui miei personaggi è che a dispetto della, di ciò che dovrebbe avvenire eh, la colpa in me precede sempre il reato, nel senso che eh, prima mi sento in colpa poi eventualmente eh, commetto il reato, invece di solito uno dovrebbe commettere un reato e poi sentirsi in colpa. Quindi la colpa è qualcosa che viene prima, le faccio un esempio, parcheggio la macchina nel modo più inappuntabile sulle strisce blu, metto il tagliando e vado che ne so, al ristorante, a un certo punto iniziano a suonare come matti perché c'è un'auto in seconda fila che blocca eh? e per prima cosa io mi sento in colpa cioè dico sicuramente sono io esco nonostante sappia già che oppure arrivo all'aeroporto di di linate, devo andare a Segrate uh, alla, 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 sede alla, alla sede della Mondadori è molto vicino il tragitto e allora mi sento in colpa con il tassista perché farà una, dopo aver fatto una fila gigantesca, farà un... Eh, e allora eh, una volta addirittura me la sono fatta a piedi per non... <ride> per non ecco, questa per me è l'idea di, di, di una colpa che precede il reato, cioè per prima cosa mi do la colpa, poi vediamo. Creato o peccato? Peccato, sì, sì, sì. Adesso non sono io. la stessa cosa. No, 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 certo, certo. Diciamo, prima c'è la colpa, poi c'è il peccato. Una cosa, Piperno, lei ha scritto la prefazione a un libro eh, scritto a quattro mani da suo padre, Stefano Piperno, e un cugino, credo, un Claudio Bondi, che raccontava come si sono salvati dalle persecuzioni nazifasciste. Forse è il punto in cui lei racconta più di sé con... Eh, Ovviamente grande sapienza storica ma grandissima tenerezza nei confronti di questi due giovani anziani. Sì, di questi due giovani anziani. Beh, loro sono proprio, come dire, l'anello mancante in questa storia, l'anello che unisce appunto la mia generazione, che è una generazione che è nata diversi anni dopo la seconda guerra mondiale e la generazione che l'ha vissuta. Entrambi sono nati... Eh, nel 1944, eh, dopo quindi il 16 ottobre, ma prima diciamo, eh, della liberazione, quindi addirittura mio padre era eh, nel, nel grembo materno mentre mia nonna veniva fermata dai, 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 dai nazisti e per poco non, non se la portavano via, probabilmente con mio padre, quindi con tutto quello che ne consegue, quindi anche me, mio fratello e tutta la, tutta la nostra. Eh. Diciamo che questa cosa qui è un pensiero per me vertiginoso quando le dico che per me la shoah è una cosa una delle poche cose serie in una vita che in fondo la mia troppo seria non è eh, intendo esattamente questo no? cioè questa idea che, che ci sia stata un, una cosa che mi ha preceduto e che, e che e che mi avrebbe potuto implicare che ha implicato altre persone che non avevano più diritto di me di nascere. Questo è una cosa che... Destino mi... spesso viene scritto con la maiuscola ed è un sinonimo di Dio. Lei come li fa, se li fa, se li ha fatti i conti con Dio? Io sono francamente agnostico, però fortemente tendente all'ateismo. Non è un discorso che, che, che riesco a, a sentire. Naturalmente, come dire... C'è stato un momento nella mia vita quando ero molto giovane di, quella, di antiteismo illuminista che poi eh, maturando uno tende a superare, nel senso che, che, che non c'è nulla di intellettuale nella fede, no? Quindi non sei più intelligente se credi, non sei più intelligente se non credi, è una cosa che o senti o non senti. Diciamo io non la sento, non ancora almeno. Non ancora. Ehm, vorrei aprire un capitolone che è quello che riguarda il suo altro lavoro o il suo lavoro principale, non lo so, cioè come direttore dei meridiani Mondadori lei è alla guida dei classici per eccellenza, no? che sono impeccabili anche nella forma. Chi li legge i libri così? Beh, c'è stato un tempo in cui erano parecchi lettori, insomma, parecchi lettori si fa per dire sempre nei numeri, eh, poi... Mh... Ho fatto un po' di giri adesso proprio per presentare il mio romanzo in diverse librerie d'Italia e un tempo c'erano proprio, tu entravi in libreria, c'era una parete dedicata, eh. Eh, oggi sia mi spiegavano alcuni librai sia per ragioni di furti, perché è sempre un oggetto bello e costoso e, e sia perché appunto è meno vendibile, anche perché il prezzo è aumentato in modo vertiginoso per ragioni di produzione. E faticano decisamente di più. E la mia idea, non essendo tra l'altro io del mestiere, ma essendo abbastanza così improvvisato, quindi, l'unica cosa che posso vantare è un mio preciso gusto, direi abbastanza, sì, abbastanza preciso, insomma. È quello di fare dei meravigliosi oggetti di lettura. Quindi, snellire il più possibile. Eh, la parte filologica cercando però di mantenerla nella sua inappuntabilità, eh, cercare di scegliere eh, delle cose che siano assolutamente di altissimo livello, però non particolarmente diffuse in modo tale che un lettore eh, raffinato che cerca quella cosa lì eh, può riferirsi solo ai meridiani, e per esempio i poeti, ci sono alcuni grandi poeti del Novecento o anche dell'Ottocento, di cui non esistono delle edizioni critiche. E... E quello per me è un pubblico che, che, può, che può arrivare ai, ai quel, Lì c'è ancora un pubblico, diciamo così. Cioè se... Questo pubblico non, non deve estinguersi per ragioni di età insomma, e, o per ragioni economiche. È possibile, lei ci crede nella possibilità di, di un futuro per l'editoria anche di qualità? Perché oggi le aziende editoriali bruciano, consumano con una rapidità... Anche inquietante, no? Cioè... Io sono sempre restio a, 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 come dire, a fare discorsi eh, apocalittici. Cioè, certo, ci sono buttati lì, non sappiamo niente, in realtà qui. Insomma, non so, cioè, è come quando alcuni miei colleghi lamentano il fatto che beh, oggi si vendono solo libri di. Pessima qualità e non si vendono libri di buona qualità. Eh, avendo, come dire, per, per ragioni professionali, una certa pratica con. Con la letteratura diciamo, canonica, quella dei classici, so che gli discorsi che noi facciamo oggi venivano fatti ai tempi di Baudelaire, ai tempi di Diderot, ah, ai sì. tempi di Racine. E si leggeva sì. molto, molto meno che non c'era c'erano pochi libri, c'erano molti meno lettori perché non c'erano ancora lettori di massa. E già Baudelaire poteva lamentarsi del fatto che la letteratura era morta, e lui era Baudelaire, cioè il più grande, poi dell'Ottocento. Quindi se solo avesse saputo questo, quindi ho sempre la sensazione che ci sia un po' di lagna intorno I libri. Eh, insomma, è una stagione. È abbastanza prospera questa, forse saranno meno lettori, ma ci sono tanti libri e tanta gente ancora che li compra. Ehm, falliscono negozi, tutto, ma non falliscono gli editori, quindi ci sarà un motivo. I librai, purtroppo. I librai, sì, i librai è un altro discorso. Ma quella è colpa di Amazon. Però cioè, lì è un discorso che vale, appunto. Colpa con... o merito, insomma. È, questo so, è un altro capitolo. Allora prendiamo quest'ultimo romanzo e troviamo una colonna sonora. Lei, mentre scriveva oppure mentre legge. Cosa possiamo ascoltare? Allora, io non ascolto mai musica quando, quando scrivo o quando leggo perché per me la musica è, Totalizzante, è seria e come quello che faccio quindi la, e, e mi distrae o, o una cosa o l'altra. Eh, sceglierò una cosa particolarmente melenza però che rappresenta abbastanza eh, diciamo lo struggimento nostalgico che che questo libro soprattutto nella sua prima parte, eh, insomma qui soprattutto nella prima parte da vita, che è eh, Scandalo al sole di Henry Manzini. Bene, grazie Piperno, grazie davvero. A lei.